Guarda, allora, Messie Carlone qui, che è un eminente studioso di porticati vetusti, ha fatto una bellissima tesi a suo tempo sui mesi nella scultura medievale, nonché nella pittura anche. E allora ha giustamente pensato, una volta tanto, di rendere efficace il lavoro universitario, che questa credo che sia una maniera più giusta anche. Per questo tipo di lavori, di specializzazione, cioè trasformarlo in uno spettacolo. Il racconto che viene fatto in genere per studiosi si può invece fare ampiamente per una popolazione, anche perché insomma, la Chiesa alle spalle, la presenza in fossombrone di una serie di, no, di reperti comunque nobili, permettono questa associazione sull'arte antica, sull'arte del raccontare il tempo. Sì, questa è stata un'opportunità. Io sono sempre stato qui per conto di Opera Cooperativa come organizzatore. Poi, alcuni anni fa, proprio quando David Riondino era qui con uno spettacolo, gli ho raccontato di questa storia, una storia particolare che racconteremo questa sera a Fossombrone, che è quella dei mesi scolpiti nell'arte medievale, un lavoro, come ha ricordato lui, fatto 10 anni fa, che era rimasto nel cassetto, che il prossimo anno sarà una pubblicazione di storia dell'arte, edito dalla Gangemi di Roma. Gli ho parlato di questo progetto. Io avevo da sempre pensato che un racconto così originale come quello dei mesi scolpiti nell'arte medievale non potesse rimanere solamente appannaggio di, insomma, di portali, ma dovesse essere in qualche modo raccontato. Voi immaginate che nel XII e XIII secolo ogni chiesa, ogni abbazia, ogni pieve, le sculture che aveva all'interno parlavano di Dio, di Cristo, dei santi. Poi a un certo punto compare su questi capolavori architettonici un tema nuovo, un tema originale, che è quello appunto della figurazione di 12 mesi, perché a farle da rappresentanti sono degli umili contadini, dei personaggi della vita rurale, contadina. Quindi c'è un ingresso dell'uomo a piedi pari all'interno delle più grandi pieve e cattedrali. E questo, già di per sé è una sorta di teatro. A me è piaciuto chiamarlo un prototipo di presepe, un presepe abitato dai personaggi dell'epoca, del tempo. Quindi questo tema fortunatamente aveva, e David lo ha ricordato, una grande tradizione letteraria, una tradizione che parte da Esiodo e arriva fino a Volponi, noi ne abbiamo selezionati alcuni. Quindi c'erano tutti gli ingredienti per poterla raccontare in maniera scenica, questa particolare storia che magari molti non conoscono e che da stasera possono conoscere e possono riconoscersi. Sì, devo dire che ogni anno c'è una nuova emozione perché ci sono grandi artisti che vengono a Fossombrone. Davide Riondino ormai è un affezionato ed è un amico di Fossombrone del nostro festival, ma comunque è sempre molto stimolante. Siamo arrivati a 14 edizioni, quindi il momento, come dire, è sempre più impegnativo, ma di grande soddisfazione. Il pubblico ci onora con una folta presenza che credo che sia la maggior, come dire, gioia che si può dare a chi promuove queste iniziative. Sì, devo dire che quando il clima si sposa alla qualità degli spettacoli, Fossombrone si esprime al massimo. Quest'anno abbiamo del tempo ottimo e quindi ci consente di farlo in piazza, dove è importante farlo perché è nato qua. Questa è l'Esedra Mazzini, che è un palco naturale ed è il luogo ideale dove abbiamo pensato questa iniziativa e credo che ci consenta anche di ricevere tutte le persone che vengono da fuori. Presidente, ricordiamo i prossimi appuntamenti con i protagonisti? Sì, noi avremo sabato 18 luglio, sempre alle 21:30, Elio Germano e Teo Teardo in Viaggio al termine della notte. Sabato 25 luglio alle 21:30 avremo Alessio Boni in Canto degli esclusi per Alda Merini. Quindi altre due serate particolarmente importanti che qualificano questa città e che qualificano il festival, aspettando la 15ª edizione del prossimo anno.